Buongiorno, buongiorno ibridisti e non ibridisti, eccoci al terzo capitolo di My Hybrid Journey. Scusate se non sono riuscito a pubblicare prima, ma ho avuto degli impegni sia lavorativi che non. Sono stato al mare qualche giorno in occasione del mio 50° compleanno con la famiglia, e poi per impegni di lavoro sono dovuto andare via alcuni giorni, non sono riuscito né a produrre un video decente né tantomeno a montarlo. Alcune informazioni riguardo i consumi aggiornate. Andando al mare, io sono di Torino, sono andato a Finale Ligure, ho registrato un consumo all'andata di 19,4 km con un litro. Devo dire onestamente, andando molto piano, facendo un viaggio controllato, non proprio una guida ibrida accademica, perché sapete che io non sono d'accordo nell'esagerare da questo punto di vista, però ho approfittato del fatto che era un viaggio di piacere ed ero insieme alla famiglia, mi sono goduto questo viaggio mettendo il cruise, quindi rimanendo dietro ai camion. Sono andato in settimana, quindi c'erano numerosi mezzi di trasporto in strada, e quindi l'ho presa con calma, insomma, e ho registrato appunto questo consumo che direi di tutto riguardo, considerato che ci sono anche dei tratti in salita con i quali però sicuramente durante la discesa si recupera. Al ritorno sono andato un pochino più veloce perché avevo un po' più di fretta di tornare a casa. Tra l'altro l'andata, la media all'incirca è stata di 70 km all'ora, 72 di media, con delle punte di 100-110, quindi decisamente piano. Al ritorno però la media si è alzata, era 85 km all'ora di media, con anche 150 km/h di punta, e infatti il consumo ovviamente è sceso, ma diciamo è rimasto sui 18,1-18,2, adesso non ricordo esattamente perché poi ho zerato il computer di bordo. però diciamo, rispetto alla guida che ho fatto, secondo me per essere un motore 2005 benzina con la stazza e l'aerodinamica del RAV4, direi che è di tutto rispetto. Ho fatto poi due pieni, quindi due calcoli del consumo reali. Il primo ha alzato la media, che era di 18,8, è stato 21,5 il risultato, quindi portando a un 5 totale. E poi, complice questo ritorno un po' meno ecologico, economico, dal mare, e un viaggio a Parma che ho fatto per lavoro, dove non sono riuscito ovviamente a fare delle medie stratosferiche, però sono rimasto sempre intorno ai 18, poco meno di 18. La mia media totale su Spirit Monitor è di 5,17 litri in 100 km, quindi circa 19,4, giù di lì. Tant'è che come ranking sono il primo dei RAV4 della mia categoria. Ovviamente sono 6, quindi non è che ho fatto un grande sforzo. E poi non so se gli altri sono registrati con la giusta classificazione dell'auto, però insomma è un consumo di tutto rispetto, al di là del ranking, che mi soddisfa parecchio, sono contento. Che dire, niente, facciamo di nuovo la solita introduzione, il solito stacchetto, poi riprendiamo dopo e iniziamo a parlare un po' più in modo più pragmatico di guida ibrida. A tra poco. Tornati al terzo capitolo di My Every Journey. Allora, altre belle notizie, perché in apertura voglio ringraziare
Alessandro e tutto lo staff di, ovviamente, di Hybrid Assistant, perché mi stanno assistendo, come dice la parola, e io sto fornendo dei dati per riuscire a tarare opportunamente Hybrid Assistant sul RAV4. Stanno lavorando, che io sappia, anche i nuovi motori della Corolla, Lexus, quindi approfitto di questa notizia per ringraziare tutto lo staff. Sono davvero delle persone splendide, sono persone molto pragmatiche, come piace a me, che non vadano a fronzoli e che quando promettono le cose le mantengono, nonostante i loro impegni siano lavorativi, siano sicuramente molto elevati. Quindi questo è un appello che faccio un po' tutti gli ibridisti meno anziani, diciamo così, con meno anzianità di forum. Andatevi a leggere il thread Hybrid Assistant, non tanto per capire come funziona, che è anche importante, ma per vedere la fatica che queste persone hanno fatto e l'impegno che molti componenti del forum hanno profuso per ottenere questo risultato, che poi gratuitamente, e sottolineo gratuitamente, ricordatevelo, viene utilizzato da tutti. Tra l'altro ho letto una news sull'ultima competizione organizzata dal GAI, gruppo acquisto ibrido, a Milano, e hanno usato ovviamente come metro di misura, tra virgolette, Hybrid Assistant. Quindi riteniamoci privilegiati di avere queste persone nostre, tra virgolette, amiche, permettetemi di dire. Dunque, stamattina volevo parlare un po' più di guida ibrida, ricordando tutti che io non sono un esperto di guida ibrida, ma sono una persona, un guidatore che vuole insieme a voi fare un viaggio alla scoperta della guida ibrida. Quindi andiamo per gradi, vi dirò via via cosa ho scoperto io, riportandovi le notizie che credo siano assodate. Poi ognuno di voi potrà contestarmi, potrà commentare, anzi ben venga, soprattutto i più esperti, per darci consigli per continuare al meglio questo journey, questo viaggio. Allora, parto col dire cosa che ho già detto e ripeterò probabilmente molte altre volte, che le nostre auto sono state progettate già di per sé per dare la massima efficienza nella sinergia tra le varie componenti meccaniche e elettroniche. Quindi di fatto, se vogliamo essere precisi, la guida ibrida la facciamo già sedendoci al sedile e guidando le nostre vetture, senza nemmeno essere troppo attenti, se no insomma non fare, come dico spesso, i martellatori dell'acceleratore, che ovviamente queste macchine sono efficienti ma non sono miracolose. Quindi già di per sé la guida ibrida è la guida che si fa avendo il privilegio di guidare queste vetture. Cos'è quindi la guida ibrida di cui parliamo qua? Se no direste, allora che cavolo servono questi video? Quello che facciamo qua è affinare alcune tecniche, utilizzare alcuni espedienti che ci permettono, tramite l'utilizzo della nostra intelligenza di esseri umani, di aumentare l'efficienza di questi motori che, conoscendoli, possono essere utilizzati al meglio. Abbiamo visto nei capitoli precedenti come funziona, quali sono i principi di base su cui funziona il sistema HSD in particolare, e abbiamo già visto che, conoscendolo, riusciamo a sfruttare al meglio le sue potenzialità. Quali mezzi abbiamo per avere controllo su un sistema che già di per sé automaticamente gestisce sinergicamente queste componenti, che ricordo sono un motore termico, dei motori elettrici e ovviamente la batteria ad alta tensione con una capacità limitata, parlando di full hybrid. Allora, gli strumenti non sono molti in realtà, ma sono sufficienti, perché abbiamo il selettore, poi dipendentemente dall'auto, io parlo ovviamente sempre del RAV4, ma diciamo nelle altre auto c'è sempre un qualcosa di corrispondente. Il selettore della tipologia di guida, no? Della mappatura della centralina, quindi normal, eco, sport, magari in alcune vetture non c'è lo sport, non c'è la modalità sport, però eco e normal mi sembra che c'è più o meno in tutte. Questo cosa serve? Serve a svegliare o assopire leggermente la risposta del motore, per aiutarci a non avere delle risposte troppo reattive, soprattutto nell'accensione e nello spegnimento di ICE. Quindi eco sarebbe quella che
governa meglio l'accensione di ice, quindi favorisce l'utilizzo di EV normal, normale, c'è cioè una via di mezzo, una cosa equilibrata, sport ovviamente predilige lo scatto, l'accensione di ice in modo complementare ai motori elettrici per dare il massimo delle prestazioni, quindi della brillantezza. L'altro strumento che abbiamo è ovviamente l'acceleratore come credo sappiate un po' tutti, se non lo sapete lo scoprite adesso, è il mezzo con il quale riusciamo in qualche modo, se le condizioni della carica della batteria, del percorso e quant'altro lo consentono e della velocità dell'auto, di spegnere ICE. Quindi se io mollo completamente l'acceleratore, sostanzialmente spengo il motore. Cosa mi serve spegnere il motore e quando devo spegnere il motore? Beh, anche qui, come dicevo all'inizio, bisogna tenere molto presente le situazioni, le condizioni del percorso e le condizioni dell'auto, se l'auto è calda, se l'auto è fredda, se sono ad alta velocità e quant'altro. Diciamo che in condizioni normali, col motore caldo e in una situazione più o meno pianeggiante che non sia una salita a 45 gradi, rilasciando l'acceleratore, come sto facendo adesso in questo momento, si spegne ICE e infatti vedremo accendersi la spia EV e vediamo i consumi andare sostanzialmente all'infinito, perché non stiamo consumando niente. Allora, quindi questo è il primo controllo che abbiamo sul motore e come dobbiamo usarlo. Allora, non bisogna abusarne, se no rischiamo di andare contro addirittura il funzionamento dell'auto, dell'HSD, del Hybrid Synergy Drive, oppure anche non così all'eccesso, rischiamo di fare troppe accensioni del motore, quindi farlo lavorare male, accensione e spegnimento ovviamente, e rischiamo di farlo lavorare male. Altra cosa che da tenere presente nel discorso di accendere e spegnere ICE, e vi assicuro nel mio caso è successo, penso che all'inizio succederà un po' a tutti quelli che non hanno mai guidato un'auto ibrida, lo si prende un po' come un obbligo il fatto di spegnere ICE per riuscire ad andare al massimo in elettrico. È vero che sarebbe molto efficiente, ma è anche vero che così facendo si scarica molto rapidamente la batteria, provocando poi l'accensione del motore termico per protezione del sistema, perché ovviamente se si scaricasse la batteria completamente saremmo fermi. Quindi al di sotto di una certa percentuale, che se non ricordo male intorno al 45%, il motore termico comunque si accende. Quindi se noi facciamo una guida anche molto, molto parca, dove privilegiamo l'uso di EV e scarichiamo completamente la batteria, o lo scarichiamo al di sotto del 45%, il motore termico parte. A quel punto parte un ciclo di ricarica forzata, così chiamata, dove noi non abbiamo più voce in capitolo, quindi non riusciremo più ad accendere e spegnere ICE alla bisogna. Quindi il consiglio che vi do è: iniziate a impratichirvi con l'utilizzo dell'acceleratore, vedendo, modulando anche questo spegnimento, no? Quindi prima iniziate a lasciare completamente l'acceleratore, quasi staccando il piede di qualche centimetro, di un centimetro dall'acceleratore, in modo da vedere la reazione del motore, e lo vedete e sperimentatela nelle varie situazioni, quindi quando vado molto piano, quando vado a una velocità elevata, e lì vedete la differenza della ricarica, della reazione del motore. Vedrete che oltre certe velocità il motore non può spegnersi, quindi avremo sicuramente un'energia rigenerativa che va verso la batteria, ma non si spegnerà ICE, quindi non riusciremo a fare quelle tecniche, in primis quella che avrete sentito nominare, pulse and glide, dove si gioca su questo spegnimento del motore e la ripresa con un filo di evivo o a flussi zero. Però sperimentatelo, questo vi serve sicuramente, perché vi aiuta a capire meglio poi, vi aiuta a padroneggiare meglio le tecniche più affinate che faremo in un secondo momento. A questo proposito aggiungo anche una cosa: io provando all'inizio mettevo in eco, pensando di come vuole la logica, di avere dei risultati molto ottimali. In realtà questo tra l'altro ha avuto riscontro anche in dei thread che ho trovato sul forum, non è sempre così, mi spiego meglio. Cioè, l'eco effettivamente predilige l'utilizzo di EV, quindi noterete che anche accelerando un po' più del normale si continua ad andare, se la batteria lo consente, con la trazione elettrica. È anche vero però che questa
come dire, questo lag, questo ritardo, nel leggerissimo ritardo nella risposta del motore, almeno per quanto mi riguarda, ma ho visto, ripeto, anche qualcun altro che riscontra lo stesso fastidioso, diciamo, effetto, e che si tende poi a accelerare un po' di più, no? Perché dici, ma come, non voglio far partire il motore, non parte, schiaccio un po' di più. E quindi paradossalmente nel mio caso, che ognuno è soggettivamente sottoposto a delle caratteristiche, no? Fisiche, quindi non dipende solo dalla vettura, ho riscontrato che paradossalmente avevo dei risultati inferiori con Eco che con Norm. Oltretutto Norm mi piace di più, perché appunto quando voglio fare un'accensione, un pulsettino, tra l'altro Pulse, ormai l'ho anticipato, l'ho spoilerato e lo dico per chi non lo sa, è un impulso dato al motore tendenzialmente non violento, quindi un'accensione del motore termico per portarci alla velocità di crociera, a cui normalmente segue il veleggiamento, cioè il glide, quando si rilascia l'acceleratore e si usa un filo di corrente, se non nulla, per andare avanti. Quindi quando voglio provare a fare questo impulso, il Norm è più reattivo e quindi riesco paradossalmente a farlo anche in maniera più dolce. Poi provate, sperimentate accensione e spegnimento del motore, provate Eco e Norm e vedete la cosa che vi è più congeniale. Sempre parlando di controllo del motore, parliamo del cruise control, adattivo o no, si cambia, ma insomma siamo lì. Più che altro la logica del cruise control, quando si raggiunge la velocità di crociera e si mantiene. L'adattivo ovviamente ci fa venire voglia di usare questa metodologia, perché è molto rilassante come tipo di guida, ma gli effetti pratici dei consumi e dell'utilizzo del motore non sempre, secondo me, è così efficiente, soprattutto se si usa a velocità moderate. Ho letto sul forum di forumisti che fanno un tragitto relativamente corto, piazzano il cruise a 50-60 all'ora e così non toccano più l'acceleratore fin quando non arrivano a destinazione, e segnalano dei consumi non altissimi. Beh, questo secondo me non è così strano, perché cosa succede col cruise? Mantenendo l'acceleratore sostanzialmente sempre piazzato a una certa velocità, è difficile che si spenga per l'effetto appunto del rilascio e ripresa elettrica, soprattutto se non ci sono rallentamenti o riprese, quindi ho la strada libera. Di conseguenza si consumerà comunque poco, tra virgolette relativamente poco, ma non come probabilmente sfruttando appieno il controllo del termico. E scusate, qua si mettono in mezzo dell'elettrico. Adesso devo fare un pulsore, così sento un po' ringhiare il mio ice, che ormai è caldo. Allora, cosa serve questo controllo del motore? Serve, a, come vi dicevo, alla fase successiva, cioè quando avrete acquisito sufficiente dimestichezza con questo sistema, allora potete iniziare a fare un'altra cosa. Quindi accelerate, date un pulse, come si dice, possibilmente, se le condizioni della strada lo consentono, leggero, fino a portarvi a una velocità di crociera non superiore agli 80-90 all'ora, anche se poi il motore lo consente, perché poi è difficile da governare, soprattutto è quasi impossibile non trovarsi poi degli ostacoli davanti, quindi vanifichereste questa pratica. Accelerate quindi fino a portarvi a 70-80 km orari, anche meno, e anche a 60, poi provate a rilasciare prima in modo più evidente, in modo da sentire, da avvertire questo stacco di ice, e poi vedrete il power meter andare su charge, quindi ve ne accorgete, per poi riprendere premendo veramente in modo millimetrico l'acceleratore fino a vedere sul monitor energia, possibilmente flussi zero o comunque frecce verdi o gialle che si alternano. Quindi quando siete flussi zero, intorno al flusso zero, lo capite, perché premendo un po' di più vedrete la freccia gialla dalla batteria al motore, quindi la trazione termica, rilasciando vedrete la ricarica. Quando riuscite a trovare il punto di mezzo, vedrete tutto grigio, quello è il punto a zero flussi, cioè quello idealmente del glide letteralmente vuol dire veleggiamento, vuol dire planate in realtà, alcuni lo chiamano anche veleggiamento, ed è
un termine che è molto appropriato secondo me, perché sentirete spegnersi il motore e poi sentite solo più il rumore del vento che veleggiando vi porta avanti con dei consumi azzerati, con delle emissioni azzerate, che poi è quello che, a cui dovremmo puntare come veri ibridisti. Ecco, questa è la tecnica del Pulse and Glide, quindi vedete che non è niente di eccezionale. Cosa dire però del Pulse and Glide e di queste tecniche? Questo di nuovo soggettivamente sperimentato, dipende molto dal percorso che fate. Se non ci sono le condizioni, ed è abbastanza difficile che ci siano così appieno queste condizioni, è un po' difficile fare il Pulse and Glide. Non solo, è forse un po' stressante, perché rischiate di fare il Pulse riportandovi 70 all'ora. Tipicamente le prime volte vedrete che siete molto concentrati sugli strumenti per vedere di arrivare alla velocità giusta, quindi magari non fate caso al traffico che c'è davanti a voi. Quando mollate l'acceleratore per fare il glide, vedete a 150 metri la rotonda con le macchine che rallentano, e quindi dovete frenare e andare in rigenerativa, vanificando così il glide. Allora, non succede niente, ragazzi, non cercate di fare una guida teorica, ripeto, perché sennò diventa stressante, diventa frustrante. Esercitatevi a fare questa pratica, dove poi riuscite il più possibile a veleggiare, tra virgolette, tanto di guadagnato, perché vedrete in quel caso i consumi veramente andare a scendere giù, o alzarsi, dipende dal tipo di misurazione che fate, in modo consistente, ma poi ne godrete anche come tipo di guida. Ieri, andando a prendere un mio collega, dovevamo recarci in un altro posto per lavoro, ho trovato una strada libera, perché erano le 5 del mattino, quindi ovviamente era libera, e con delle caratteristiche veramente adatte al Pulse and Glide. E lì per la prima volta, ve lo dico, dopo 2000 e rotti chilometri di RAV4 ibrido, ho fatto dei Pulse and Glide accademici, sono riuscito veramente a fare dei Pulse and Glide accademici, e sono arrivato a casa di mio amico con 27 km con un litro di media. Quindi sicuramente la tecnica funziona e con RAV, quindi non sto parlando di una Prius. Quindi la tecnica indubbiamente funziona, è efficace, però fate molta attenzione alla strada, perché a parte il pericolo rischiate appunto di essere frustrati invece che essere gratificati dalla guida. Ultima indicazione che vi do sempre su questo tema è quella appunto di leggere la strada. È molto importante per fare una guida ibrida buona iniziare ad essere proattivi, non solo reattivi nelle condizioni del traffico. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete guardare a 100 metri, 150 metri davanti a voi, tutto quello che riuscite davanti a voi, perché ogni indicazione che riuscite a raccogliere sulle condizioni della strada e del percorso vi aiutano nei consumi, perché banalmente se vi trovate, soprattutto se il percorso ovviamente lo conoscete, quindi se vi trovate, adesso in questo caso sto andando in tangenziale, ci sono delle macchine all'orizzonte, io dovrò uscire al prossimo svincolo, non mi porterò a velocità stratosferiche per poi arrivare allo svincolo, inchiodare e dover così sprecare tutto quello che ho fatto fino adesso. Tra l'altro ho azzerato il computer di bordo, come sempre, sono a 23,2 km con un litro di media, ma vedendo le macchine che laggiù iniziano ad accelerare, io inizio già adesso ad accelerare. Poco mi importa se questo sta arrivando, si sta immettendo, si fermerà, io metto la freccia, riprendo l'acceleratore, parte il termine, quindi vedete, non faccio Pulse and Glide, non faccio tecniche particolari, semplicemente leggo la strada e mi adeguo di conseguenza. Sapendo che laggiù mi devo fermare, inizierò a rallentare adesso, o addirittura frenando. Sapete che la prima parte del freno non è idraulica, quindi mi aiuta a rigenerare, freno prima. Ecco, come vedete io sto rallentando completamente. In queste situazioni non è pericoloso, perché le persone intorno a me dovrebbero sapere che devono decelerare, e mi porto avanti nel portarmi nelle condizioni migliori per fare una guida efficace. Bene, come sempre vi saluto, perché abbiamo raggiunto il tempo limite. La prossima volta spero di riuscire a farvi vedere qualcosa sull'Hybrid Assistant e andare un po' più a fondo nelle tecniche di guida ibrida. Ciao a tutti! Come sempre stavo dimenticando una cosa, ecco il consumo medio di questo tragitto, 24,7 km con un litro.
avanti così. Shaboom and tell me darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and hope we meet again. Boom, boom, boom. Ding dong, ding ding dong. Sha-ling-a-la-ling-a-la-ling-a-la-ling-a-la. Oh, oh, bip. Sha-bip-a-ro-ba-dip. Oh, life could be a dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom.